adesso scendiamo, tu sì. Suonaci un po' qualcosa sotto, vogliamo anche un canto. È da poco passata la mezzanotte e noi siamo un gruppo di amici, siamo stati a teatro, siamo stati al cinema, siamo stati a casa di nostri amici o semplicemente era una notte insonne e avevamo voglia di fare un giro per la città, ma purtroppo siamo rimasti a piedi, le linee in superficie vanno e non vanno, purtroppo le biciclette in periferia non arrivano e anche se fossimo in centro le biciclette sarebbero ferme perché è mezzanotte passata da qualche minuto. Questa è la Milano che non vogliamo, questa è la Milano che con il Partito Democratico vogliamo cambiare e noi ci impegneremo per farlo. Far sì che si estenda l'orario delle metropolitane, far sì che durante la notte gli autobus e i servizi di collegamento in superficie siano potenziati, perché anche questo per noi significa riappropriazione della città, riappropriazione dello spazio pubblico, riappropriazione dei nostri territori e dei nostri quartieri e capacità di mettere in comunicazione i cinema, i teatri, i luoghi di incontro a cui faceva prima riferimento Lazza con la dimensione della vita di ciascuno. Il signor Tarantola è un personaggio sinistro, Archiatello, ma si sente sul bersagliale, dei buoni consigli, fa grandi promesse, la clave degli ipocriti è il primo ministro, per lui l'arroganza non è una vergogna, è una cosa normale. Stiamo lavorando per una Milano sempre più sicura. Il coprifuoco è la soluzione, giù le saracinesche, tutti in casa dopo il tramonto. Limitare gli orari di chiusura dei locali non solo danneggia la vita sociale dei cittadini, ma ostacola anche l'economia. E domani sarà diverso. Domani Milano sarà una città più sicura, proprio perché sarà vissuta. Più gente che vive la città anche di notte è la migliore garanzia di sicurezza. Stiamo lavorando per una Milano sempre più attenta ai giovani. Per il loro bene abbiamo chiuso molti locali molto pericolosi. Abbiamo chiuso le scimmie. Abbiamo chiuso il Black Hole. Abbiamo chiuso il Plastic. Abbiamo chiuso il Rolling Stone. Abbiamo chiuso il Conchetta. Abbiamo chiuso la casa 139. E stiamo anche lavorando per chiuderti in casa. Stanno chirurgicamente rimuovendo pezzi di passato e di futuro. Stanno piazzando bombe ad orologeria nei luoghi che sono stati i nostri centri del mondo. Quelli dove ci siamo incontrati, ci siamo confrontati. Abbiamo passato ore in estasi ad ascoltare buona musica dal vivo, abbiamo respirato l'aria sana della cultura, abbiamo avuto un'occasione per stare insieme senza spegnere il cervello. Alzati dal trono! Più cultura, più musica, più teatro, prezzi accessibili. Insieme riempiremo i vuoti e coloreremo i grigi. Riprendiamoci la notte, riprendiamoci Milano. Per quelli che non hanno ancora capito di chi sto parlando, il signor Tarantola è a capo di un partito, possiede una squadra di calcio, controlla le televisioni, comanda i giornali e bacchetta i giudici, ma la posizione